auguri a tutte le donne, buon 8 marzo. Oggi abbiamo pensato come Unione dei Comuni Paesi dell'Empoli, perché questo, visto che siete ragazzi, fate parte delle nostre scuole, e volevo condividere con voi questa nostra azione. Noi abbiamo i comuni di San Salvatore di Italia, di Gabriele, di San Marco d'Annunzio, abbiamo costituito una unione, che si chiama appunto Unione dei Comuni, abbiamo dato il nome Paesi dell'Empoli. Con i sindaci appunto degli altri comuni messi insieme, c'è un consiglio comunale dell'Unione, facciamo tantissime attività che oggi ovviamente non mi dilungo per descrivere, però abbiamo pensato che in una giornata come questa metterci insieme, fare unione e festeggiare insieme questa giornata, riflettere insieme su questa giornata, sull'8 marzo, era ed è opportuna, penso che sia stata una bella idea che è vista anche la partecipazione delle scuole. Per questo ringrazio i dirigenti scolastici, sia di Nonni sia di Torrenova, per la loro disponibilità e per la loro autorizzazione, per aver dato l'autorizzazione a partecipare a questo convegno. Ringrazio tutte le relatrici che sono al tavolo, oggi abbiamo un tavolo molto importante e che tra l'altro, come vedete, tutte donne, è un piacere vederle. E abbiamo il commissariato di polizia di Capo d'Orlando, ringrazio per questo il dottore Ariotto per aver consentito anche la partecipazione. Abbiamo la Fit Project, che è un'associazione molto impegnata sul territorio, e abbiamo Ismael, che è un po' conoscete tutti, che è un'istitutrice ormai nostra, italiana, siciliana, del territorio, che parlerà e sicuramente farà riflettere su molti argomenti. Quindi grazie a tutti per la partecipazione e buon lavoro alle relatrici e a voi buon ascolto. Così come saluto tutti gli intervenuti, colleghi sindaci di San Salvatore, Giuseppe Picciolante e Filippo Miracola di San Salvatore, che ci ha portato da San Marco d'Annunzio, ormai l'Unione dei Comuni Paesi dell'Empoli, siamo tutti, e il comandante della stazione dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i dirigenti scolastici, l'amministrazione comunale, i relatori, ringraziamo Valentina per l'organizzazione di questa giornata. E soltanto così, come diceva poc'anzi il sindaco di San Salvatore d'Italia, abbiamo pensato, come Unione dei Comuni, di organizzare questo evento e di festeggiare, se così possiamo dire, l'8 marzo, e dando il significato a questa festa dell'8 marzo, il vero significato che è quello dell'8 marzo per sempre. Che cosa significa? Perché l'8 marzo? L'8 marzo è stato all'inizio nasce la festa della donna come rivendicazione dei diritti delle donne già nel 1900, quindi poi viene nel 75 coniata, possiamo dire, la giornata internazionale della donna, ma sempre come rivendicazione di diritti. Negli anni la festa della donna è diventata un modo anche così per passarsi qualche sfice, è diventata più una festa goliardica. Invece oggi noi abbiamo voluto con voi e organizzare questa rete, ringraziamo oggi il commissario di Capo d'Orlando, per porre l'accento e ritornare veramente a quello che è il significato della festa della donna. Io oggi ho messo una camicetta di colore viola, sapete perché? Perché il viola è uno dei colori che simboleggia la festa della donna, e significa rispetto, significa dignità. E noi questo lo dobbiamo impararlo sin dalle scuole, perché come sempre abbiamo detto, la scuola, la famiglia, le istituzioni, ringraziamo Padre Gaetano per la sua grande disponibilità, che come sempre ci mette a disposizione di Salone, sono le tre istituzioni che la Chiesa, il Comune, perché il Comune è la casa, rappresenta la comunità tutta, sono quelle istituzioni che insieme ai presidi di legalità tengono rafforzano il sentimento di comunità, di solidarietà. Ecco, noi dobbiamo fare con l'ausilio di persone, di professionisti, quindi di chi è sul campo ogni giorno, una riflessione, ragazzi. Quello che dobbiamo semplicemente, il modo con cui si deve festeggiare questa giornata, è continuare sempre a chiedere rispetto, non derogare mai
al rispetto per sé, si può derogare a tutti ma mai al rispetto. Voi donne, voi bambine, ragazzine, lo dovete pretendere dai vostri compagni e insomma che i ragazzi devono ogni giorno, non solo a scuola ma anche fuori, rispettarli. Ecco, è una giornata, un momento di riflessione con questa, e con questi temi vogliamo noi oggi ringraziare e festeggiare le donne, e nello stesso tempo il nostro pensiero va a tutte le donne vittime in quest'anno ma anche l'anno scorso di femminicidio. Ecco, tutti questi eventi devono far riflettere che ogni giorno nella nostra vita non devono mai mancare quei sentimenti di solidarietà, di amicizia, che devono contraddistinguere il nostro essere donne e il nostro essere uomo. Quindi ringrazio la scuola, ringrazio tutti voi e grazie anche ai colleghi sindaci che hanno più di me organizzato, voluto questa giornata insieme all'assessore, perché ecco, unione delle nostre leggi, di qualche altro giorno faremo tutti e tre, parleremo dei nostri progetti, dei progetti delle nostre comunità, perché devono coinvolgere anche voi, ed è questo spirito di unione che unisce, che mette in rete le nostre comunità, ma che mette in rete anche le nostre scuole. Grazie. A quello che ha detto il nostro presidente, perché il nostro presidente è voluto, riconfermato, è un leader eccezionale. Non a caso c'è questo evento, dobbiamo essere presenti e noi siamo qua. E sono veramente orgoglioso di essere qua. Il nome è auguri a tutte le donne. Oggi l'8 marzo, festa della donna. Secondo me dobbiamo cambiare. L'8 marzo non dobbiamo più festeggiare la festa della donna, perché la festa della donna la dobbiamo festeggiare tutti i giorni. Tutti i giorni deve essere festa, perché avere una donna in casa o fuori casa penso che è la cosa più bella che può esistere. Quindi l'8 marzo dobbiamo solo consacrare. Quest'anno, assieme alle scuole, alle autorità, a tutti, abbiamo scelto di fare questa esperienza, che penso che è un inizio di un programma, di un progetto che l'Unione Paese Veneto inizia a mettere in campo. Tanti auguri e speriamo che veramente la donna sia l'eccellenza della terra.